Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ignazio Marino, allora, anche lei su Malagrotta, il tema dei rifiuti, come dire, ha ballato a lungo. Lo vuole sintetizzare proprio in poche parole nitide e semplici questo tema? È un tema che non si riesce a risolvere. Perché non si riesce a risolvere? L'origine di questo tema è molto semplice. Dal 1963 al 2013, quindi per mezzo secolo, mentre tante altre aree metropolitane in tutto il pianeta, soprattutto nel mondo occidentale, da San Francisco a Barcellona, Londra, Parigi, o anche la nostra Brescia, per esempio, hanno fatto delle scelte. Alcuni hanno scelto di incentivare moltissimo la raccolta differenziata, come ha fatto San Francisco, che è arrivata al 75%, altri hanno fatto la scelta dell'inceneritore, come Brescia, come Londra, come Parigi. Roma non ha fatto nessuna scelta. Perché non ha fatto nessuna scelta? Perché c'era un monopolista della più grande discarica d'Europa, quella di Malagrotta, che suggeriva ai sindaci e ai partiti di non occuparsi, come diceva egli stesso, della monnezza, che della monnezza se ne occupava lui. Siccome la monnezza, così come la definisce l'avvocato Cerroni, ha un valore dal punto di vista economico attuale di circa 1 miliardo di euro all'anno, si capisce che qualche interesse probabilmente a individuare altre strade differenziata, biodigestori per l'organico, inceneritori, qualche interesse la politica italiana lo ha avuto. Non voleva la concorrenza, un po' come i tassisti che non vogliono Uber. Qui non si tratta della concorrenza, qui si tratta di un monopolista. Sì, è un ben monopolista diverso. Assoluto, certo, un monopolista assoluto che non voleva mollare. Però poi Malagrotta, com'è andata la storia, Marino? Perfetto. Quando io chiusi Malagrotta indicai anche un preciso percorso, era il percorso della differenziata, e dimostrai che si poteva aumentare la differenziata. Trovai una differenziata al 21% e la portai in 28 mesi al 44%. Oggi sono passati 7 anni ed è al 42-43%, quindi qualcosa non è stato fatto in questi 7 anni. Oltre a questo avevo indicato la via dei biodigestori, significa che tutto l'organico che Roma produce, parliamo di circa un terzo del volume dell'immondizia che la città produce in un anno, 500.000 tonnellate all'anno, avrebbe dovuto essere trattata con i biodigestori, produrre quindi gas. Le altre materie prime reinvestite nelle materie prime, plastica, vetro, minerali, soprattutto carta e cartone, e certamente c'era una dose residua da avviare all'incenerimento. Proprio per questo, e questo io lo chiedo a lei, che insomma forse più di me può fare un'analisi di che cosa stia accadendo in questi mesi a Roma, nel Lazio. Bene, il Lazio possiede e possedeva, quando io ero sindaco, un inceneritore che sta a Colleferro. Io proposi di mettere insieme le forze di Acea e di Ama, e con un investimento di Acea di fare quello che si chiama il revamping di questo inceneritore, quindi aggiungere una seconda linea e raddoppiare la capacità di incenerimento. Bene, lo proposi nel 2014. Nessuno rispose, il presidente Zingaretti non rispose a questo nostro invito. Nel 2016, quando io non ero più sindaco ed ero già tornato qui a Filadelfia, la Regione Lazio cosa fa? Cambia idea e compra tutto il materiale che serve per fare il revamping. No, benissimo Marino. Milioni. Scusi, oltre la ricostruzione, poi lei ce l'aveva fatta anche l'altra volta, ma oggi, ed è corretta ovviamente, ma oggi, vado da De Cataldo, la questione è diventata politica, cioè il caso Roma è diventato un caso di governo. Perché... No, scusi, mi lasci dire un'altra cosa, cioè lei mi deve spiegare perché il revamping di Colleferro non va bene, perché poi è stato di nuovo cancellato dalla Regione Lazio, mentre l'inceneritore che costa 1 miliardo va bene. Questo dovrebbe spiegarlo la Regione. Io non riesco a capire. Però a De Cataldo sottintende che ci sono degli interessi economici non trasparenti e non limpidissimi sulla vicenda dei rifiuti, che d'altra parte l'articolo di De Cataldo si intitola La suburra dei rifiuti. No, ma infatti il tema rifiuti, come l'ha scritto De Cataldo, è un tema che ha delle implicazioni incredibili, ma questa è la prima questione.